Buongiorno a tutti, sono sempre Stefano del GRP. A gentile richiesta voglio mostrarvi come si giunge al Castello delle Moiane a Sarteano, nei pressi, nelle vicinanze dell'abbazia di Spineta. Noi siamo stati a fare un sopralluogo, una passeggiata più che altro, una bella scarpinata, quindi adesso sono in grado di raccontarvi la strada per raggiungere questo luogo con il supplemento all'aiuto di questo Google Earth che mi dà la mappa dettagliata in 3D. Quindi incominciamo nel salire la strada che va a Radicofani, che vedete che è questa. Arrivati all'indicazione Abbazia di Spineta, andate lo stesso a dritto, continuate per Radicofani. A un certo punto troverete l'incrocio, che è questo qui, per Fonte Vetriana, bivio di Fonte Vetriana. Subito dopo l'incrocio, dove c'è la manina, c'è questa strada a sterro sulla destra, e qui si può lasciare una macchina o due, c'è un po' di posto, perché questa va fatta a piedi, a meno che uno non abbia il permesso per andarci con la macchina ottenuto dall'abbazia di Spineta. Quindi lasciamo la macchina qui e intraprendiamo questa stradina, questa segnata con il rigo rosso, che passa nel mezzo a queste piante, attraversa qualche po' di bosco. Seguite tutta la stradina fino a trovare, eccolo qua, troverete il primo podere. Lo vedete quando siete in questa zona. Sulla vostra sinistra, giriamosi per il verso giusto, sulla vostra sinistra troverete questo podere. Voi siete qui. Appena passato il podere dovete voltare questa stradina di sinistra nel mezzo alla piante, che vi convoglierà poi in quest'altra strada, la vedete? Questa qua dove c'è la manina. Quest'altra strada è quella che porta alla vetta del Castello delle Moiane. Quindi questa strada qui non la lasciate mai, attraversate tutto questo boschetto fino ad arrivare in questo grande spazio. Vedete che non c'è vegetazione, lo riconoscerete perché sulla sinistra, appena arrivate in questo spazio, ve lo faccio vedere subito, sulla sinistra qui c'è una pozza d'acqua con tanta acqua. Voi arrivate da questa strada dove c'è la manina, attraversate questa valle un po' pelata, senza piante, e quassù in vetta a questa montagna dove c'ho la mano ora vedete le fondamenta del castello, le mura. Queste sono le vecchie mura, queste sono vecchie mura, quassù ci sono altre vecchie mura. Quindi in questo cucuzzolo, in questa montagna, c'era edificato il Castello delle Moiane. Il Castello delle Moiane è legato anche allo strascico della regina, per via della leggenda, che è dall'altra parte della montagna. Quindi lo strascico della regina si trova, ve lo faccio vedere subito, dietro la montagna dove stava il Castello delle Moiane. Questa è la montagna, si trova in questo punto circa, vedete questo qui, il famoso strascico della regina. In fondo al precipizio dove c'è lo strascico della regina c'è il Pozzo del Diavolo, dove secondo la leggenda la principessa o la regina fu trascinata e buttata dentro questo pozzo. Per arrivare a questo strascico non conviene scendere dalla vetta della montagna dove c'è il castello, ma conviene fare questa strada che vedete qua, dove c'ho la mano ora, che vi ricongiunge praticamente dove noi abbiamo girato a sinistra. Ricordate, subito dopo il podere, noi qui abbiamo girato a sinistra, aspettate che vi giro l'immagine, abbiamo girato a sinistra per andare alla vetta, invece andando a dritto, seguendo tutta questa strada, andate dietro la montagna, fate questo giro qua, dove c'ho la mano, a vedere lo strascico della regina che è dietro a questa montagna qui, questa montagna a punta. Ve lo faccio rivedere, quella è la montagna dove c'è il castello. Dietro la montagna, nella parete che è rivolta verso Sarteano, c'è lo strascico della regina, raggiungibile, come dicevo prima, da questa stradina qui, questa sotto la montagna, che viene da dove noi abbiamo abbandonato la strada per girare a sinistra dopo il primo podere, partendo da dove sta la macchina. La macchina l'abbiamo lasciata qui in questo incrocio.
Ok, ora ve lo fa vedere qua dall'alto, il percorso è questo. Quindi stradina rossa questa per andare alla vetta, va seguita tutta. Invece qui a questo incrocio andare a diritto, seguire tutta questa stradina che vedete nel mezzo al bosco, che va a finire sotto allo strascico della Regina, se vedete anche quello lì. Naturalmente questo percorso è dentro la tenuta dell'abbazia di Spineta, quindi andrebbe chiesto un permesso, se qualcuno volesse essere tranquillo, di affrontare questa strada senza che gli venga detto no, qui è proprietà privata oppure non si può entrarci. Andrebbe chiesto il permesso qui all'abbazia, che si trova qui, l'abbazia di Spineta. Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione, speriamo che vi sia piaciuto quello che vi ho fatto vedere, l'indicazione, la stradina. Ho lavorato su questo Google Earth che si presta a parecchie situazioni, vedete, si gira un po' da tutte le parti, è un 3D e quindi dà parecchio l'idea di come vedrete l'ambiente quando sarete qui su questo luogo. Ecco, qui volevo farvi vedere in una riproduzione di un disegno l'effettiva grandezza del castello quando era sulla montagna. Vedete che era bello grande, il castello era su questa punta. Questa è la stradina gialla che vi ho indicato prima, invece in versione rossa, quando eravamo su Google Earth. E questo è il castello, vedete, era edificato in cima alla montagna con questa forma. Queste sono le mura che intravedete quando vi avvicinate. Man mano che vi avvicinate alla vetta del castello troverete le vecchie mura del castello, che sono queste, si riconoscono perché è un muro antico a secco, sono fatte all'incirca in questa maniera quasi tutte. Questo è un disegno di come era presso a poco il castello, eccolo qua, castello delle Mogliane. Vi ringrazio a tutti per la visione, un abbraccio da Stefano del GRP, ciao a tutti ragazzi.